Mica non gli voglio bene. Prima sistemiamo sta casa e prima fissiamo la data del matrimonio. Lei con questo letto porta a casa un oggetto di valore, da un tocco vintage alla sua camera da letto. Che vuol dire che è usato? Io non so che vuol dire vintage. Ragazzi, sarvati, sei ancora in tempo. Io ho come la sensazione che te pensi che sei privilegiato rispetto agli altri. Ma no, no, è solo che se uno c'ha amico medico si fa fare ricette, se uno c'ha amico vigile si fa togliere multe, io povero c'ho te. Non ve lo potevate godere un po' di più sto fidanzamento? 10 anni. Ma lo so che questi sono letti che durano tutta la vita? Anche più di un matrimonio? Evidentemente sembra tanto, eh. Lo sa, signora, quanto tempo passiamo noi a letto? Più di un terzo della nostra vita. Magari lei, io no. Io di sicuro no. E allora bisogna dormire bene, bisogna dormire sano. Dormi bene, dormi sano, con Caftano. Porto no. Avrei un lavoretto extra per te. Ti stai per sposare, no? E c'è questa mia parente che ha comprato un appartamentino, una cosa piccola. Si tratta semplicemente di dare una sistemata, poca roba. Allora, il resto lo scopriamo dopo. Buonasera e benvenuta nel salotto di Effetto Notte a Maria Nicoletti, che buonasera. È la nostra appassionata di commedia, ma soprattutto benvenuti, li abbiamo appena visti nelle immagini del film, a Michele Alaic e Giorgio Grazie. Colangeli, che sono i protagonisti di Qualche Nuvola, che esce in sala, distribuito dalla Fandango il 27 giugno. Allora, fatemi capire che cosa succede in questo film, perché qualcosa l'abbiamo capito dalle immagini. Beh, si intuisce, sì. Allora, tu ti devi sposare. Devo sposare per far fronte, diciamo, alle spese di questo matrimonio, che sarà piuttosto dispendioso. Accetta un lavoro extra dal datore di lavoro e va, il mio personaggio Diego va a fare i lavori nell'appartamento della nipote di questo. E conosce questa ragazza, che appartiene a tutto un altro mondo. E nasce una storia con questa. Quindi è un po', racconta Colangeli, un po' invece il suo personaggio è quello del suocero, no? Che sì. Però dice non ti sposare. L'aspirante suocero, ecco. Lui aspira a diventare mio genero. Aspirerebbe, sì, aspirerebbe, perché insomma non è. È un po' diciamo un momento di svolta, no? Il film racconta poi questo anche nelle vite delle persone, no? Quando si arriva a un punto dove si devono tirare. È una cosa talmente nell'aria da 10 anni ormai, sono 10 anni di fidanzamento, sono cresciuti insieme questi due ragazzi, sono sullo stesso pianerottolo di rimpettai, le famiglie si conoscono benissimo, non è nemmeno un evento, è come se fosse già successo, tutto scritto, è tutto, diciamo, già deciso. Io penso che tante persone si riconosceranno, voi che ne pensate? Credo di sì, nel senso che Diego si trova in un momento della vita in cui si trova a fare una scelta, nel senso che lui intraprende questa relazione con questa ragazza senza domandarsi che cosa succederà, mentre la data del matrimonio si avvicina e si lascia trasportare in questa relazione senza aspettando la data, aspettando il matrimonio, ma senza fare niente. È un, diciamo, per me è stata un po' una sfida questo personaggio, perché è un personaggio che si lascia trascinare dalle decisioni degli altri e non agisce mai, è un po' un personaggio imploso e questo chiaramente dà pochi appigli. Ogni tanto però agisce, perché qualche cosina la combina, la insomma, non è proprio completamente nelle mani degli altri. Con l'Angeli è d'accordo su questo, insomma, in qualche modo. Cioè, sul fatto che il suo personaggio sia imploso, sì. E no, che qua e là invece si dà anche da fare. Anche, anche appunto. Un po' anche il mio, non che sia imploso, ma è un personaggio di grandi nostalgie, di grandi scrupoli, di cose che si potevano fare ma non si fanno. Quei personaggi che sono rimasti un po' in bilico per tutta la vita. Allora, noi giornalisti, così chiamiamo un po' le etichette, ecco, dicevamo un po' L'ultimo bacio ambientato versione proletaria, perché ambientato in periferia, ci sta o non ci sta questa cosa? Ma non saprei, nel senso che senz'altro è comunque la storia di un ragazzo che si sposerà con la fidanzata con cui sta insieme da tantissimo tempo e incontra una ragazza completamente diversa che lo porta in un mondo che lui non conosce, però poi le dinamiche sono molto diverse. Devo dire che riflettevamo prima parlando con Giorgio che la cosa amara di quello che succede nel film, ora magari forse non posso rivelare troppo, però c'è una specie di incomunicabilità che nella coppia, mm-hmm, pur essendo una storia che si svolge in borgata, sembra invece qualcosa, un difetto tipico della borghesia, mm-hmm, delle famiglie borghesi. Ora, insomma, però, punto di svolta, lo diciamo a chi ci sta seguendo da casa: quando tutto sembra deciso, scritto, può arrivare qualcosa a spiazzare tutto, o forse no, e questo naturalmente lo scopriremo al cinema. Allora, Procacci distribuisce, quindi dicevamo un po' la scommessa, perché credo che sia, se non l'unico film italiano che esce fino a Venezia, forse uno dei pochi. Come mai avete scelto di farlo uscire adesso?
Ah, perché quando si parla di allungamento della stagione, che è qualcosa che ancora di fatto non esiste, però è giusto insomma lavorare in quella direzione lì, penso che lo si possa fare con dei film molto molto forti, commercialmente molto forti, quindi probabilmente un prodotto più americano che italiano, e con dei film che hanno bisogno di uno spazio e che non troverebbero questo spazio nel pieno della stagione. Questo è uno di quei film. Beh.